quarto fine settimana della Sagra della Castagna e del Fungo Porcino di Rocca Bonfina. Ci troviamo in questo imitante stand in compagnia di Gina Betti, lo staff di Villa Ida, Pierpaolo Betti. Villa Ida, ma diciamo dove si trova? Villa Ida si trova a Riardo, in provincia di Caserta. Beh, penso di conoscerla questa ristorante, penso di conoscerla. Beh, è la prima volta che venite qui alla Sagra della Castagna? È la prima volta che siamo a Rocca Bonfina per la Sagra della Castagna e del Fungo Porcino e proponiamo dei piatti tradizionali. Abbiamo la nostra pettola con farina di castagne che proponiamo con funghi porcini e ceci, e alla fine mettiamo una spolverata di tartufo fresco al momento. Oppure abbiamo dei cavatelli sempre freschi con porcini e salsicciara. Poi i nostri maxi grigliate, insomma, panini e altre cose. Beh, certamente è abbastanza imitante questo menù. Ma prima che continuiamo noi a farci il giro, beh, presentiamo anche lo staff. Sì, mio fratello Pierpaolo Betti, la compagna Maria Masiello, Anna Giangaspare e Gina Betti. E allora, per quelli che ancora non sono venuti, guardate che c'è il prossimo fine settimana, quindi mi raccomando, venite, perché io so come si mangia, quindi vi aspettiamo qui, vi aspettiamo. Grazie, vi aspettiamo al 54, grazie. Vi aspettiamo, ciao. Buona sagra. Buona sagra a tutti. Buona sagra a tutti. Sagra della Castagna di Rocca Bonfina e del Fungo Porcino, beh, vedete, ci sono anche i giovani. Vuol dire che questa sagra ha un futuro, perché se ci siete voi giovani vuol dire che l'apprezzate. Innanzitutto, da dove venite? Da Napoli. Ah, vabbè, Napoli centro, come ci viene a precisare. Ma è la prima volta che venite? È la prima volta che veniamo, ce ne hanno parlato benissimo, si beve bene, si mangia bene, quindi abbiamo detto veniamo alla sagra del fungo e della castagna. Allora, vedete, è la sagra della Castagna del Fungo Porcino, ma ci sono tante altre specialità. Noi, ecco, vediamo le nostre spalle col diretti, quindi c'è tanto, sì, ma qual è? Non mi dite, perché qualcuno ha detto il panino con la porchetta, un altro mi ha detto il formaggio. Qual è la cosa che avete assaggiato, a parte il vino, che vi è piaciuta di più? Vi interrogo uno per uno. Arrosticini. E arrosticini di castagna? Pecora, buonissimo. Io ho provato il caciocavallo impiccato sulla bruschetta e devo dire che era molto molto buono. Sopra c'era anche il fungo porcino, quindi era proprio buonissimo. Sì. Noi abbiamo effettuato, diciamo, una degustazione di formaggi che è stata molto buona e che sicuramente riproveremo. Perfetto, invece tu? L'ignocco al fungo, devo dire, è buonissimo. Bravo. E quindi io vi invito a continuare a girare. Ma a mangiare, esatto, ci stanno le fettuccine al fungo porcino, c'è una zuppa locale che si fa con fagioli, salsiccia e caciocavallo e castagna. Avevo letto. Vi invito a mangiarla, il vino locale. Ragazzi, c'è un altro fine settimana, ritornerete? Certo, sicuramente ritorneremo. E allora io vi aspetto, salutiamoci presentandoci, diteci i vostri nomi. Giulia, Matteo, Lorenzo, Nicole, Antonio, vabbè, non c'entro. Ragazzi, ci vediamo il fine settimana prossima.